Le notizie del giorno del Corriere di Sciacca: un ventenne saccense è stato fermato e arrestato dopo i controlli dai quali è risultato che nascondeva un panetto di hashish di un etto negli slip. È stato fermato nel centro storico di Sciacca dai carabinieri. Il giovane era appena sceso da un pullman proveniente da Palermo. Il suo nervosismo ha insospettito i militari dell'arma. Il ventenne non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Nuovo atto vandalico compiuto da ignoti, indagano i carabinieri all'interno del Teatro Popolare di Sciacca. Un'azione che ha interessato la sala principale del teatro: sono stati azionati gli estintori a polvere con i quali i vandali hanno sporcato parte delle poltrone del pavimento, danneggiata anche la porta di accesso che dall'esterno conduce al palcoscenico. Nei mesi scorsi altre incursioni all'interno della struttura. 2 milioni di euro per i comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato firmato, su disposizione del presidente della regione Nello Musumeci, un decreto interassessoriale economia e autonomie locali che assegna un contributo agli enti che nel corso del 2017 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne anche alcuni comuni della provincia di Agrigento, tra cui Calamonaci, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice. Martedì prossimo 11 dicembre al Consiglio Comunale di Sciacca approdano i tagli con la delibera per ripianare il disavanzo di bilancio per un importo di 1,5 milioni di euro. La cifra sarà spalmata su 3 bilanci e ognuno vedrà tagliarsi la spesa per 500.000 euro annui. I tagli saranno così ripartiti: 500.601 euro nel 2018 e nel 2019, per quanto riguarda il 2020 438.397 euro, per complessivi appunto 1.439.600 euro. Inaugurata ieri sera il Riberella Winter Food Festival, la sagra dell'arancia di Ribera DOP. Si tratta di un evento che celebra il prodotto per eccellenza del territorio, apprezzato e conosciuto sui mercati nazionali ed internazionali. Convegni, degustazioni, mostre fotografiche, show cooking, spettacoli musicali, laboratori del gusto e gare di cocktail sia stasera che domani. Ci sarà tutto questo a Ribera per 4 giorni fino a domenica 9 dicembre. Sport, fine settimana motoristico a Sciacca, in programma domenica 9 dicembre la 7ª ed ultima prova del campionato regionale moto enduro. La manifestazione organizzata dal Motoclub Sciacca guidato da Enzo Sant'Angelo. Si tratta della prova che era prevista in calendario il 4 novembre scorso, poi rinviata per il maltempo. Il weekend si aprirà domani mattina in piazza Mariano Rossi con il raduno dei partecipanti, piloti e scuderie provenienti da tutta la Sicilia. Un evento che interesserà il territorio saccense nel versante est, che prevede 4 giri con un passaggio in piazza Angelo Scandaliato. Atleti e dirigenti sportivi premiati oggi ad Agrigento, la festa provinciale dello sport organizzata dal comitato provinciale CONI. Tra i premiati anche diversi saccensi di varie discipline sportive. Riconoscimenti in particolare ad atleti e dirigenti del karate, del judo e della scherma. Riconoscimenti assegnati anche alle società che hanno ottenuto nel 2018 risultati di maggiore rilievo. Corriere di Sciacca.it, le notizie del giorno e tutto altro, gli approfondimenti sul nostro sito web. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.